Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Queste le parole iniziali di Gesù nel discorso della montagna, che è stato letto nella liturgia di domenica 29 gennaio. In questa occasione, come tutti gli anni, molti fedeli della Galilea si sono riuniti sul Monte delle Beatitudini per una messa speciale, insieme a vari sacerdoti, religiosi e vescovi. Veniamo qui ogni anno per ricevere le grazie delle Beatitudini. Considero questa pagina tra le migliori e più belle del Vangelo. Contiene il segreto della vita dell'uomo. Visitare il luogo in cui 2000 anni fa Gesù pronunciò questo discorso e riascoltare oggi le stesse parole è un incoraggiamento spirituale per molti cristiani locali e provenienti da varie parti del mondo. Il Signore è stato qua, Lui ha predicato, ha insegnato. Io dall'esperienza mia, essendo in santuario, vedo che persone entrano, stanno lì in preghiera e escono fuori tutti commossi con le lacrime. Queste beatitudini ci aiutano a continuare il nostro cammino, sentire la voce del Signore. L'importante è di aprire il cuore, di aprire la mente e dice: Signore, io voglio, perché è quello che il Signore vuol sentire, la buona volontà. Poi il resto lo fa Lui. Il discorso di Gesù contrasta con la cultura contemporanea dominata dal consumismo e dal potere, proclamando come beati proprio coloro che la società rifiuta. Tutti noi possiamo sperimentare in un determinato momento della vita una qualche mancanza di beni materiali, ma il Signore ci ripaga con la ricchezza di uno spirito colmo di amore per le persone vicine. Non importano i beni, la ricchezza consiste in questo amore, la pace, la disponibilità ad aiutare gli altri, i malati e i bisognosi. La povertà materiale non è un ostacolo all'aiuto degli altri, al contrario, chi è povero è più attento alle necessità altrui. La comprensione e l'accoglienza delle proposte di Gesù sono possibili solo per coloro che vivono nella fede. Noi in genere proiettiamo queste beatitudini al futuro, invece Gesù ci dice: già ora siete beati, già ora siete, anzi potete essere felici se entriamo dentro questa logica del regno. Noi per essere felici oggi, secondo la logica un po' mondana, ecco, vogliamo essere sopra gli altri, avere tutte le nostre certezze, essere garantiti. Ecco. Gesù ci dice invece che la garanzia più importante, l'unica, è quella di stare con Lui.